Salve a tutti amici professione LED, oggi siamo al terzo video di quest'anno a tema illuminazione a LED su impianto elettrico già esistente con strip LED 220. In questo caso abbiamo utilizzato per illuminare questo soggiorno e cucina ben 16 metri di striscia, 16 metri lineari chiaramente. Andiamo a vedere l'effetto. Anche se non siamo ancora di sera e quindi il video registrato a quest'ora non rende proprio, diciamo, giustizia al video, vi assicuro che l'effetto è davvero, davvero molto, molto, molto bello. Possiamo andare chiaramente a dimerare, tenendo premuto, arriviamo addirittura a zero, andiamo a ripremere e andiamo a dare massima luminosità. Questo è come gli altri due ambienti, bianco caldo ad alta luminosità. Qui abbiamo messo chiaramente un secondo punto di accensione e spegnimento, anche questo dimerabile. Per quanto riguarda i collegamenti sono sempre i medesimi, abbiamo tagliato la spinetta dal raddrizzatore per poterla chiaramente attaccare all'inizio della striscia, prolungato fase neutro dentro con la scatola di derivazione che era già presente, quindi l'unica opera, diciamo muraria, se così possiamo chiamarla, è stata la messa in opera di questi due pezzi di canalina. E poi abbiamo fatto i soliti collegamenti nella scatola di derivazione principale. Un particolare per questa striscia abbiamo usato questo dimmer che sono andato a richiamare gli altri due video, è molto più grande rispetto agli altri, però ci permette di vedere diciamo la percentuale di luminosità, quindi siamo tenendo premuto possiamo anche andare a regolarla direttamente da questo dimmer. Se invece vedete io vado a premere, vado a dimerarla anche da questa, diciamo, unità di controllo, quindi abbiamo deciso di lasciarla a vista perché è sempre un servizio. Ed in più, essendo di dimensioni più grandi, ci agevola nel fare i collegamenti quando utilizziamo i fili di sezione da 1,5. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità. Pollice in alto se vi è piaciuto il video e nel link in descrizione verranno messi chiaramente tutti i prodotti utilizzati. Grazie a tutti e alla prossima!